Stati generali della sanità, audizioni in corso, prosegue il calendario degli incontri sulla situazione della sanità toscana in vista del summit che si terrà in autunno. Vaccinazioni, parte la commissione d'inchiesta per la verifica delle misure messe in atto dalla regione per contrastare la pandemia. Buonasera e bentrovati a questo nuovo appuntamento con Monitor Consiglio. Prosegue il fitto calendario di audizioni della Commissione Sanità, presieduta da Enrico Sostegni, in preparazione degli Stati Generali della Salute in Toscana. Gli incontri proseguono fino alla fine del mese, mentre la consultazione online proseguirà fino al 31 agosto. Al termine del percorso partecipativo, la Commissione presenterà un atto di indirizzo per fornire la base degli Stati Generali della Salute che si terranno appunto in autunno. Sentiamo le interviste con il Presidente del Consiglio Mazzeo e il Presidente della Commissione Sostegni. Credo che questa sia buona politica. La buona politica è essere all'altezza degli occhi delle persone, delle loro aspettative. La pandemia ci ha insegnato tanto e credo che l'obiettivo finale debba essere quello di lavorare ad una proposta che guardi alla sanità del futuro, una sanità fatta sempre più di investimenti in tecnologia, di investimenti sul personale, della necessità di integrare sempre di più l'ospedale e il territorio. O noi abbiamo la capacità di sapere che tutt'oggi abbiamo ancora tanto da recuperare con le grandi regioni d'Europa, soprattutto dal punto di vista della capacità di investire sul nostro territorio, oppure non svolgeremmo appieno il nostro compito. E quello che noi vorremmo alla fine di questa grande campagna di ascolto è di valutare nel dettaglio come poter modificare la legge che noi abbiamo approvato ormai quasi 5 anni fa, una legge che deve tener conto delle istanze dei professionisti, degli operatori, ma dei cittadini, con un obiettivo. L'obiettivo deve essere quello di saper offrire sempre più lo stesso livello di servizi sia a chi vive nelle grandi città, sia chi vive nei borghi più periferici della nostra regione. Intorno a questa sfida e alle risorse che arriveranno dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, noi ci giochiamo un pezzo della sanità del futuro. Se continuiamo in questa direzione, io credo che ai cittadini potremo offrire servizi ancora migliori e potremmo dare la possibilità a tutti di poter accedere ai servizi di grande qualità che la nostra regione mette a disposizione. Noi dobbiamo essere fieri di come abbiamo gestito questa fase di pandemia. La Toscana è stata una regione resiliente che ha avuto la capacità di saper dare le risposte, seppur con fatica, alle tante cittadine e tanti cittadini che ce la chiedevano. Quindi il nostro è un messaggio che lanciamo ancora ai toscani e alle toscane. Scriveteci, segnalateci le vostre proposte, noi saremo tutte orecchie, questo è quello che ho sempre detto da quando sono diventato Presidente del Consiglio regionale. Gli elementi che sono venuti fuori dalle tante audizioni fatte sono molteplici, abbiamo fatto intanto alcuni focus che ci hanno permesso di focalizzare appunto l'attenzione su alcune questioni, sono sulle aree interne, su questo tema di come organizzare la sanità nelle aree marginali della regione. Sono venuti fuori dai dati di ARS degli elementi molto significativi anche rispetto al giudizio che normalmente diamo sull'organizzazione del servizio in queste aree. Faremo il 15 un focus sull'emergenza urgenza, perché anche questo è uno dei temi caldi, vediamo, mancano professionisti, ci sono modelli disomogenei di organizzazione in Toscana che vorremmo riportare a omogeneità e questo sarà un altro elemento. E il 29 faremo un focus sulla digitalizzazione, sia nel senso di come si possono rendere interoperabili e meglio funzionanti i sistemi informativi del sistema sanitario regionale, sia su come il digitale cambierà l'organizzazione sanitaria nei prossimi anni. Abbiamo chiesto a questo un contributo del MES, dell'ARS, e ci permetterà quello di vedere come il sistema nei prossimi anni sarà rivoluzionato e stravolto dal sistema sanitario. Ovviamente poi i temi sono quelli del personale sanitario, che è un tema fondamentale, quello della programmazione fra le aziende. Nell'audizione dei direttori è venuta molto chiara questa necessità di una forte programmazione tra i livelli ovviamente di aziende, quindi aziende universitarie e le aziende territoriali, e poi il tema del territorio, che è l'elemento, come sapevamo, che viene sempre fuori dalle audizioni dei vari soggetti come elemento sul quale mettere le mani in maniera veloce.
tengo a precisare anche, noi abbiamo aperto la carrellata di audizione con un'analisi dei dati da parte dell'ARS, del MES e poi anche di ARPAT e di IRPET, perché anche il contesto socio-economico è fondamentale, quello ambientale, per agire sui determinanti di salute, e che tra gli auditi e anche tra coloro che hanno chiesto danno contributi ci sono appartenenti a tutte le categorie, quindi i professionisti, ma le organizzazioni sindacali, le organizzazioni imprenditoriali, i singoli cittadini, il terzo settore, tutto il mondo del volontariato. Abbiamo davvero contributi molto eterogenei fra loro, ma che tutti aprono dei riflettori su delle questioni sui quali oggettivamente c'è da ripensare o da rilanciare nei prossimi anni. Rimaniamo in ambito di salute. È stata ufficialmente istituita la commissione d'inchiesta per la verifica del corretto svolgimento delle misure messe in atto dal sistema sanitario regionale per contrastare la pandemia da Covid-19 e in particolare della campagna vaccinale in Toscana, commissione voluta in particolare dalle opposizioni. Contestualmente il Consiglio regionale ha votato all'unanimità la revoca della Commissione speciale per il supporto, il monitoraggio e controllo della campagna vaccinale per la prevenzione delle infezioni da Covid-19, commissione ormai inutile dato che ormai è stata istituita la Commissione d'inchiesta. Anche in questo caso le interviste partono dal Presidente della Commissione Sanità, Enrico Sostegni, poi sentiremo i rappresentanti delle altre forze politiche. Ma è accaduta una cosa un po' strana, l'opposizione con 8 firme può chiedere la commissione d'inchiesta. Aprile scorso, su richiesta della Lega, alla quale noi abbiamo dato seguito, è stata istituita invece una commissione speciale per seguire l'andamento della campagna vaccinale. Il Partito Democratico ha dato subito i membri che dovevano farne parte, soltanto per ritardi legati all'opposizione. La prima commissione è stata fatta solo l'insediamento all'inizio di maggio e lì non c'è stata l'accordo dell'opposizione sulla nomina dell'ufficio di presidenza, non hanno votato l'ufficio di presidenza, quindi generando poi l'obbligo di andare in via provvisoria di un'ulteriore nomina. Anche lì abbiamo riconvocato poi l'ufficio, io sono stato nominato presidente provvisorio e anche lì ovviamente i candidati non si sono astenuti dalla votazione e non c'è stata la possibilità. Quindi il tema è c'è stata una contrapposizione fra Fratelli d'Italia e la Lega sulla scelta dello strumento, sul quale evidentemente poi è venuto fuori questa contrapposizione che ha portato a nulla. Per quanto ci riguarda, abbiamo sempre detto che ci tenevamo a seguire, a dare un contributo alla campagna vaccinale, tant'è che noi già dal mese di marzo tutti i giovedì audiamo l'assessore Bezzini e il direttore generale dell'assessorato per monitorare l'andamento dell'epidemia e della campagna vaccinale. Ci importano più i risultati al di là degli strumenti. Ora è stata istituita su richiesta dell'opposizione, ma l'avrebbero potuto fare sempre, perché con 8 firme, che sono ovviamente nella disponibilità dell'opposizione, è stata istituita la commissione d'inchiesta, cosa che poteva essere fatto anche a aprile, ovviamente senza il contributo della maggioranza. Su questo è chiaro, visto che è uno strumento a garanzia dell'opposizione, la commissione d'inchiesta. Oggi in Consiglio regionale è andata in scena una farsa, nel senso che il Consiglio regionale ha revocato la commissione speciale sui vaccini che era stata istituita ben 90 giorni fa, perché fino ad oggi, soltanto col voto contrario di Fratelli d'Italia, nacque questa commissione, non sono riusciti ad eleggere il Presidente e quindi è stata sposata da tutto il Consiglio regionale la nostra proposta di fare una commissione d'inchiesta sulla pandemia e sui vaccini. Perché? Perché noi riteniamo che ci sia bisogno di aprire un focus importante su quanto è successo nei mesi scorsi, in particolar modo sulla campagna vaccinale, ma in generale sulla gestione della pandemia, perché ahimè la Regione Toscana, la gestione della campagna vaccinale della Regione Toscana è stata alla ribalta del palinsesto nazionale delle TV e dei giornali italiani, perché ci sono stati personaggi molto noti che in Toscana hanno avuto corsie preferenziali nell'accesso al vaccino in maniera appunto con scorciatoie non molto trasparenti, perché riteniamo che su tutto questo si debba far luce. Non vogliamo processare nessuno. Non volevo processare nemmeno l'assessore Bezzini, che ha avuto una gestione pessima della campagna vaccinale, senza mai dare l'idea di avere la consapevolezza di quello che stesse succedendo intorno a sé, dando numeri che venivano smentiti l'indomani da lui stesso,
Non vogliamo processare nemmeno il presidente Gianni, che altrettanto si è smentito e contraddetto in continuazione durante questi mesi, creando soltanto confusione, caos e insicurezza nei confronti dei cittadini. Però vogliamo capire che cos'è successo. Cos'è successo con i medici di famiglia che avevano dato la disponibilità a vaccinare a novembre e sono stati chiamati soltanto a marzo? Cos'è successo con i caregiver? Cos'è successo con i centri vaccinali aperti e chiusi, con le confusioni che succedevano al Mandela Forum piuttosto che al CREAF di Prato? Ecco, pensiamo che su tutto questo fosse necessario accendere un focus e che lo strumento esatto fosse la commissione d'inchiesta, come da noi proposta, unica forza politica. Oggi tutto il Consiglio regionale viene a sposare la proposta di Fratelli d'Italia dopo 90 giorni di insabbiamento della commissione speciale. Quella proposta l'avevamo fatta pensando che una commissione speciale fosse utile per portare un contributo da parte anche dell'opposizione, ma voglio dire di tutto il Consiglio, ai lavori che erano stati programmati dalla Giunta sul piano vaccinale e che non procedevano come i cittadini si aspettavano, anzi non procedevano per niente. Sappiamo che siamo stati all'ordine del giorno e sulla cronaca nazionale per settimane con le vaccinazioni in ritardo degli over 80, con chi si è vaccinato e non si doveva vaccinare, non aveva diritto. Noi pensavamo di dare un contributo. Quindi la nostra proposta andava in quel senso. È evidente che bisogna avere idee e bisogna metterci la faccia quando uno vuole dare un contributo. Quindi io ritengo che quella fosse da parte nostra una scelta estremamente responsabile. Poi però la maggioranza, che aveva la maggioranza in quella commissione, non ha deciso che non avrebbe votato l'ufficio di presidenza. Sappiamo che ci sono state anche scaramucce all'interno della maggioranza tra Italia Viva e il PD, che sono note, e quindi si è arenata praticamente subito. E oggi, che non è più il tempo della commissione speciale, perché la campagna vaccinale ha proseguito e quindi molti dei nodi sono stati snodati, secondo noi nemmeno benissimo, siamo arrivati al punto che è diventata più opportuna una commissione d'inchiesta. Quindi convintamente abbiamo firmato la commissione d'inchiesta e procederemo con quella per far luce su tutto quello che non ha funzionato. C'è un tempo per tutto. Ieri era il tempo della commissione speciale, oggi è il tempo della commissione d'inchiesta. Ci dispiace solamente che, come spesso accade, la maggioranza ha alzato un muro nei confronti, in questo caso, della Lega e non ci ha consentito di poter dare un contributo che sarebbe stato assolutamente prezioso per tutti i cittadini, non per il Consiglio regionale o per una parte politica. Ma noi siamo stati i primi a chiedere un cambio di passo 5-6 mesi fa rispetto alla campagna di vaccinazione, questo ci va riconosciuto. Un cambio di passo che c'è stato, attenzioni nuove che hanno rivolto una risposta importante, abbandonato il click day, dato risposta alle categorie che più di altri avevano bisogno. Sono state date risposte in tempi a questo momento certi, abbiamo riscalato le graduatorie a livello nazionale, siamo arrivati a vaccinare per primi ragazzi maturandi, si sono date risposte importanti, gli hub sono aumentate, le imprese hanno dato risposta. E credo ci sia stato un coinvolgimento fattivo del mondo anche del volontariato, della medicina di base. Quindi nel complesso la campagna di vaccinazione, che va detta la verità, non era iniziata bene, poi sta proseguendo bene. E quindi a questo punto la commissione speciale, sulla quale anche noi avevamo condiviso il fatto che si potesse far nascere, è stata forse una molla che ha fatto impegnare tutti e meglio. Quindi i risultati sono ottenuti. A questo punto da parte nostra il lavoro che potevamo fare è terminato, il lavoro è standardizzato, anzi deve continuare il lavoro dei medici, degli infermieri, perché non è finito, e con questo colgo l'occasione per ringraziarli del costante impegno. Quindi credo che la politica faccia bene a portare rispetto a chi poi tutti i giorni negli hub vaccinali ci va, a tutti i giorni che coloro prestano attenzione, operatori sanitari, infermieri, volontari, medici. Io ho trovato negli hub tanto volontariato e tanti professionisti, molti anche di loro in pensione, che stanno dando l'anima anche nei mesi estivi. Quindi io credo che sia il momento non tanto di fare le inchieste quanto di ringraziare chi tutti i giorni fa vaccini. La mia valutazione è che le cose cambiano con il passare del tempo. Quando una commissione speciale trova tutte queste difficoltà nella fase iniziale, già nell'elezione del presidente dell'ufficio di presidenza, credo che avrebbe potuto fare ben poco. Per questo, come Movimento 5 Stelle, abbiamo capito che forse era meglio istituire e partecipare alla richiesta di una commissione d'inchiesta, anche perché le difficoltà dell'inizio della campagna vaccinale sono state talmente evidenti e eclatanti che la Toscana è arrivata agli onori delle cronache nazionali. Qui si tratta
di capire e stabilire dove sono stati gli errori nella catena di comando, e soprattutto non tanto per accusare o puntare il dito contro qualcuno, ma per cercare di risolvere delle criticità che si potrebbero ripetere in una successiva ondata pandemica. Cambiamo argomento, parliamo di infrastrutture, di viabilità. A margine del Consiglio regionale si è tornati a parlare della terza corsia sull'autostrada Firenze-Mare, anche su sollecitazione delle opposizioni. Sentiamo che cosa ha dichiarato Alessandro Capecchi di Fratelli d'Italia e poi sentiremo la risposta dell'assessore alle infrastrutture Stefano Baccelli. Ma noi abbiamo notizia che la società, a prescindere dai destini del pacchetto azionario, è andata avanti nei carotaggi, nelle verifiche dal punto di vista archeologico, perché sono tutta una serie di passaggi tecnici che vanno fatti necessariamente prima dell'avvio dei lavori. Recentemente ci risulta un incontro fra l'amministratore delegato di ASPI, cioè Società Autostrade, e il presidente Gianni. Noi chiediamo a quest'ultimo che faccia sentire forte la voce della Toscana, perché c'è bisogno di partire al più presto con quest'opera strategica per un doppio motivo. Il primo, tutti vediamo la difficoltà di spostamento in questi mesi, in queste settimane, di tantissimi toscani, di tantissimi lavoratori, dovuti ai tanti, troppi cantieri sulle altre viabilità di interesse regionale. E anche la 11, che pure è un importante collegamento est-ovest, non può in queste condizioni fare da alternativa rispetto ad altre strade. L'altro ragionamento è che il cantiere durerà oltre 40 mesi, quindi sarà un'opera enorme che riguarda soprattutto alcune province, in particolar modo per quanto riguarda la provincia e il comune di Pistoia, è doppiamente strategica perché prevede alcune opere di adduzione oltre alla terza corsia, ovvero sia il nuovo casello a Badia che alleggerirebbe il casello di Pistoia Centro e soprattutto lo spostamento di via del casello e la realizzazione dell'asse dei vivai, che sposterebbe anche tutto il traffico pesante appunto dei vivai sul nuovo casello. Questa si tratta di opere assolutamente fondamentali per sviluppare al meglio la mobilità del quadrante, diciamo, della zona dell'area metropolitana. Sulla base dell'incontro che c'è stato tra il presidente Gianni e la D di Autostrade per l'Italia, ma più in generale, ed era questo il nodo da sciogliere, rispetto all'acquisizione di Cassa Depositi e Prestiti della quota di riferimento in Autostrade per l'Italia, che come sappiamo era una vicenda che dalla tragedia del Ponte Morandi a Genova non era ancora stata risolta in un senso e in un altro. E quindi verosimilmente ripartiranno gli investimenti per nuove opere infrastrutturali di Autostrade per l'Italia. Parliamo di una convenzione complessivamente per qualcosa come 7 miliardi di euro, e tra questi, tra i primi, dovrebbe essere proprio la terza corsia della 11 per il tratto previsto, anche perché, come c'era stato anticipato da Autostrade per l'Italia, lì c'è la possibilità dell'affidamento diretto ad una partecipata, quindi a Pavimental, uno stato progettuale già esecutivo e quindi tutte le condizioni per una partenza celere, e ci auguriamo anche per una corretta e celere esecuzione di questa opera assolutamente cruciale per la Toscana. È tutto per questo appuntamento con Monitor Consiglio, vi ringrazio per l'attenzione e vi auguro una buona serata.